girls with their nails done now. Amici di Batista 70 Phone, buongiorno. Dopo aver utilizzato per un anno Find X2 Pro, è ora di passare al 3. Da una decina di giorni lo stiamo utilizzando sia io che Lucio e le buone sensazioni avute dal predecessore si sono confermate e addirittura ampliate su questo nuovo modello. Come vedete abbiamo una quadrupla fotocamera da 50 più 13 più 3, wide, telefoto, ultra wide e macro, che ci ha dato delle buone soddisfazioni. In modalità notturna, secondo me, qualcosina si può ancora migliorare allungando i tempi di esposizione, ma volendo avete pur sempre la modalità manuale che vi consente di fare quello che meglio credete. Questo è il secondo terminale in assoluto a montare lo Snapdragon 888. In questa conformazione abbiamo 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che lo spingono veramente sempre a velocità molto elevate e una fluidità sempre estrema. Il prezzo è ovviamente da top di gamma, stiamo parlando di 1149 euro, ma d'altra parte la qualità si paga. Abbiamo anche un bellissimo display a 1 miliardo di colori LTPO AMOLED da 120 Hz HDR10, IP68, dust water, insomma devo dire che è ben carrozzato, ricarica wireless inversa, super VOOC che vi consente di caricarlo sempre molto velocemente, non che ce ne sia bisogno perché la sua batteria da 4500 mAh ci consente di arrivare a sera senza particolari problemi. Vediamolo un po' da vicino, devo dire molto ben costruito, è anche un dual SIM ovviamente LTE, non gli manca assolutamente nulla, è completamente carrozzato, abbiamo anche l'NFC se vi piace, manca solo la radio FM, ma questo ormai è un'abitudine ben consolidata che conosciamo anche su altri modelli. Ahimè anche qui non si presenta il jack da 3,5, ma fortunatamente io mi sono armato di cuffie wireless con cui risolvo il problema su qualunque tipo di terminale. Procedere con le varie particolarità, audio ricezione e quant'altro, volevo farvi vedere una cosa particolare che è presente nella fotocamera. Oltre all'interfaccia sempre ben curata, c'è anche la modalità microscopio. Come vedete, in questo momento stiamo inquadrando praticamente, adesso lo alziamo leggermente, stiamo inquadrando la parte dove è appoggiato. Come vedete vi fa vedere nel dettaglio addirittura le fibre, basta tenerlo leggerissimamente sollevato appena appena, roba di 2 mm, 3 mm e vedete che abbiamo addirittura questa razza di dettaglio. È una cosa davvero molto particolare, mi sono divertito a farlo anche con altre cose, con altre superfici, e devo dire che è molto molto intrigante come cosa. Ok, veniamo un attimino a vedere come funziona questo telefono. La ricezione è sempre ben presente, dell'autonomia non ci sono problemi di arrivare a sera anche con un uso molto intenso, parliamo di 4500 mAh, e in ogni caso col super VOOC potete ricaricarlo davvero rapidamente, o se avete un caricatore wireless in macchina, in ufficio, dove volete, però vi assicuro che il problema non si pone, l'abbiamo utilizzato in maniera davvero molto intensa. Andiamo a... Andiamo a sentire l'audio in viva voce. L'audio ovviamente è stereo. Come potete sentire, davvero un'ottima qualità. Passiamo ora a vedere un video. Eccoci qua, abbiamo fatto saltare la pubblicità, tanto non era il caso, ci avviciniamo, andiamo a vederlo da vicino. E devo dire, uno schermo davvero bellissimo, come sentite anche l'audio è bello pulito, i suoni sono nitidi. Insomma, che dire, davvero ottimo in qualunque frangente.
Ok, ora possiamo chiudere, tanto che siamo in questa modalità, andiamo anche a vedere direttamente le foto che abbiamo scattato. Secondo, andiamo in modalità camera e abbiamo fatte veramente parecchie. Ok, qui un selfie con la cam frontale da 32 megapixel che devo dire comunque mette ben a fuoco i dettagli. Qui abbiamo fatto vari scatti in modalità normale, grand'angolo. Questo è un 2x e questo è un 5x. E devo dire che anche a 5x il dettaglio viene mantenuto davvero molto ma molto bene. Questa è una macro, anche qui assolutamente niente da dire. Questa è una delle varie prove che ho fatto in modalità microscopio. Il nostro negozio, anche le foto in interno sono ben definite qui in esterno. Qui in modalità notturna, come vi dicevo, si può ancora migliorare qualcosa, però il livello è davvero molto elevato. Secondo me manca 1 o 2 secondi di esposizione. Questa l'abbiamo fatta con lo zoom. Questa è la stessa foto senza zoom. Qui prima di mangiare fuori tutto, beviamo anche qualcosa, una bella carbonara, potete vedere il dettaglio fatto davvero bene. E poi altre varie foto che ci siamo divertiti a scattare. Insomma, devo dire che è una buona fotocamera. Come avete visto, anche il software di gestione è davvero molto semplice da Nel utilizzare. software abbiamo on board la Color OS 11.2 ed Android 11. Devo dire che ormai io mi sono abituato alla Color OS, avendo utilizzato per un anno il predecessore, quindi per me è un'interfaccia davvero molto, molto valida, facile da utilizzare, con tutte le varie cose sempre a portata di mano. Ci sono varie personalizzazioni, ogni volta che c'è un aggiornamento ci propone delle nuove personalizzazioni. Qua, come potete vedere, ce ne sono quante ne volete, dal layout alle varie icone, al tipo di font. Insomma, devo dire che è un'interfaccia che è cresciuta davvero bene. All'inizio mancavano parecchie cose, parliamo di un paio d'anni fa, mentre invece adesso è un'interfaccia davvero completa. Ripeto, sarà che sono abituato, però a me piace davvero tantissimo. Come avete visto, anche sempre molto, molto fluida, scattante, non ha mai nessun tipo di ritardo, scorre bene. I giochi anche lì ottimo, si gioca senza alcun tipo di problema, con la massima definizione. D'altra parte, Adreno 660, Snapdragon 888 a 5 nanometri. Insomma, al momento è il massimo che troviamo sul mercato. Beh, se non si fosse capito, ci è piaciuto sia esteticamente questa colorazione, diciamo, traslucente, piace davvero molto, che anche a livello funzionale. Quindi, che dire, io non posso far altro che consigliarvelo. Con questo concluso, un saluto da Loris, Alex Battista 70 per Battista 70 Phone. Girls with their nails done now.